Si può affermare con assoluta certezza che la musica arabita è il carnevale di Fano. Non ci sono dubbi su questo. E allora avanti Pacassoni coi carri e la band, che oltre a strumenti tradizionali utilizza strumenti ed utensili vari, molti dei quali di provenienza casalinga, incarna lo spirito popolare, caciarone, allegro e dissacratore del carnevale, trascinando tutti in un vortice di spensieratezza. Ma questo non traga in inganno, perché sono una vera band che ha portato Fano nel mondo ed il mondo a Fano. Expo di Milano, la RAI, Borsa del Turismo, eccetera, eccetera. Chiudono la sfilata dei carri, ma potrebbero assolutamente aprirla dietro il Voulon come apripista del buon umore, perché oltre a divertire, si divertono molto anche i suoi componenti, tanto che oltre a loro balla anche il carro stesso. Certo, certo, anche il carro sente questo fervore del carnevale di Fano, che è il carnevale più bello di Fano, del mondo. Quest'anno siete andati anche su Rai 1, insomma. È stato un bel successo, ci hanno dato una bella visibilità. Speriamo di aver fatto una bella figura, no? Allora avanti Pacassoni con i carri e tatatà. Nel 2023 facciamo 100 anni, speriamo di fare una bella festa. Però ancora sono tutti giovanotti, guarda che roba. Tutti giovani. Ultimamente sono affiancati nel dispensare buon umore e fanesitudine a piene mani da un altro pezzo da 90 della canzone popolare fanese, l'amatissima Borghetti Bugaron Band, che ha festeggiato i 30 anni di carriera proprio quest'estate. Due grandi tradizioni fanesi che si sono incontrate e che continuano a incontrarsi con questo disgraziato che così. Vabbè, ma è il carnevale, è carnevale, o se no che carnevale è. Bene, 30 anni di storia, avete tagliato un traguardo importante voi. Sì, sono 30 anni di storia nostra, per qualcuno di noi sono 50 anni di amicizia. Borghetti e Arabita su uno stesso carro, il carnevale non poteva chiedere di meglio, e meglio non perderli.